Una tra le piante più scenografiche tra tutte, sto parlando della strelizia. Salve a tutti, mi chiamo Fortunato Andrea Iuzzolini per il sito iuzzolinifortunato.com. Sono un dottor agronomo e oggi vedremo in maniera riassuntiva come si coltiva la strelizia. La strelizia è un genere di piante che ha origine in Africa del Sud, quindi tutta la regione del Sud Africa. In questo video abbiamo più specie di strelizia, qui ai lati abbiamo la strelizia Nicolai. Invece qui in centro abbiamo la strelizia regine. Qual è la differenza tra le due? Prima cosa, come potete vedere, le foglie della strelizia regine sono molto più piccole, più lanceolate, a differenza della strelizia Nicolai che ha queste foglie molto grandi che somigliano a quelle del banano. La seconda differenza è l'altezza potenziale che può raggiungere la pianta. La strelizia regine raggiunge massimo un paio di metri di altezza, invece la strelizia Nicolai può raggiungere anche 4-5 metri. È stato veramente un'impresa far entrare queste piante nell'inquadratura. Abbiamo dovuto fare infatti delle correzioni, però più o meno ci siamo riusciti. Iniziamo subito dalla prima domanda. La strelizia è una pianta da interno o da esterno? La strelizia è una pianta che può essere coltivata sia dentro e sia fuori casa. Come scegliere? Allora, la strelizia è una pianta a cui non piace molto stare in un posto con la temperatura molto bassa, quindi se state in una zona d'Italia mite, come ad esempio le zone costiere della Calabria, la Sicilia, la Sardegna, anche la Campania, potete coltivarla per tutto il periodo dell'anno fuori casa. Invece se state in una zona fredda, quindi nord Italia o zone montane, purtroppo in inverno dovete ritirarla dentro casa. Infatti la strelizia resiste solo fino a qualche grado sopra lo zero. Se la coltivate fuori da casa, mettetela in pieno sole avrete le fioriture più belle. Questa pianta è stata in pieno sole qui in Calabria, guardate che bella fioritura, anche per questo viene chiamata uccello del paradiso, perché il fiore somiglia al becco di un uccellino. Mentre se la coltivate dentro casa dovete metterla nel posto più luminoso che avete, più luce c'è meglio è, la luce è il carburante delle piante. Perché metterla in un posto molto luminoso? Perché questa pianta ha bisogno di stare in un posto molto luminoso, è una pianta che cresce anche in maniera discretamente veloce, ha un fabbisogno di luce elevato e quindi dovreste metterla in un posto più luminoso che avete. Vi consiglio vicino ad una grande vetrata esposta a sud. Se la mettete in un posto poco luminoso inizierà a crescere meno rapidamente, le foglie saranno di colore verde meno intenso e ci sarà un fenomeno chiamato eziolatura. Cos'è l'eziolatura? È quando le foglie, i germogli della pianta vanno a cercare la luce, quindi si allungano in maniera esagerata e diventano di colore bianco sbiadito, proprio perché vanno a cercare la luce. Visto che la strelizia è una pianta ornamentale, a noi interessa sia bella, avete due opzioni: o la mettete in pieno sole fuori da casa estate in una zona a clima mite, oppure se state in una zona un po' più fredda, la mettete dentro casa, ma in un posto veramente molto molto luminoso. Passiamo adesso all'annaffiatura, come capire quando annaffiare la nostra strelizia e quanta acqua mettere. Non esiste una tempistica precisa per capire ogni quanto annaffiare la strelizia, perché? Perché ci sono decine di varianti che possono andare a influenzare la frequenza di irrigazione, come ad esempio l'età della pianta. Chiaramente le piante adulte bevono di più, il tipo di vaso, ad esempio il vaso in plastica trattiene più l'umidità rispetto a un vaso in terracotta, il tipo di terriccio, ci sono dei terricci un po' più pesanti che riescono a trattenere l'acqua per più tempo, ci sono dei terricci più sciolti che invece fanno drenare via l'acqua più velocemente, quindi abbiamo capito che non esiste una tempistica precisa per capire ogni quanto annaffiare la strelizia. Chiunque dà una tempistica precisa sta sbagliando, perché ci sono veramente tante varianti. Per la strelizia, come capire quando annaffiarla? Semplicemente dobbiamo infilare un dito nel terriccio per qualche centimetro. Avete due opzioni: se siete dei coltivatori principianti e quindi dovete ancora abituarvi a capire quando e come annaffiare, potete fare dei cicli asciutto bagnato, quindi aspettate che il terriccio si asciughi completamente. È importante infilare un dito nel terriccio perché a volte la porzione superiore del terriccio si asciuga mentre quello inferiore rimane bagnato. Quindi infilate un dito e andate ad annaffiare solamente quando il terriccio è completamente secco. Se invece siete dei coltivatori un po' più esperti e quindi riuscite bene a capire come evitare i ristagnidici, potete tenere il terriccio sempre leggermente umido ma non inzuppato di acqua. Perché è importante evitare i ristagnidrici? Perché la strelizia resiste molto bene alla siccità, meno i ristagnidrici, quindi se il terriccio rimane inzuppato di acqua per troppo tempo, oppure se avete il sottovaso e rimane pieno di acqua per tanto tempo, la pianta piano piano marcisce e muore. Parleremo dei marciumi radicali e dei ristagnidrici nel dettaglio nel capitolo dedicato alle patologie. Passiamo
Parliamo adesso di una cosa molto importante, ovvero quanta acqua mettere. Una buona annaffiatura per la strelizia è un'annaffiatura abbondante, quindi aspettate che il terriccio si asciughi completamente, annaffiate in maniera abbondante, aspettando che l'acqua dreni dai fori di scolo. E questo è il giusto quantitativo di acqua da mettere alla strelizia, quindi bagnate molto bene la zolla da tutti i lati, questo è il modo giusto. Occhio, una cosa molto importante che mi sono dimenticato di dire, il vaso deve necessariamente avere i fori di scolo, sempre per evitare ristagni idrici e marciumi radicali. Come ho detto prima, parleremo più nel dettaglio del marciume radicale nel capitolo dedicato alle patologie. Parliamo adesso di concimazione. A cosa serve concimare le piante? Le piante, oltre all'acqua e alla luce, hanno bisogno di elementi nutritivi, i più importanti sono tre: azoto, fosforo, potassio, che si chiamano, sono riconosciuti come macroelementi. L'azoto serve in linea di massima a far sviluppare tutti gli organi verdi della pianta, quindi foglie, fusti, germogli, eccetera, eccetera. Il fosforo aiuta la resistenza della pianta, la crescita della radice, specialmente alla fioritura. Il potassio aiuta diversi meccanismi legati alla maturazione del frutto. In realtà tutti questi elementi devono coesistere per permettere una buona crescita della pianta. Questo perché rientrano a far parte di numerosi processi metabolici, quindi ci devono essere tutti e tre. Sono anche importanti i meso e i microelementi, come ad esempio ferro, zinco, molibdeno, manganese, eccetera, eccetera. Come si concima quindi la strelizia? Io utilizzo questo concime, Mavè Super Crescita, Mavè il concime per te. Come si concima la pianta? Alla fine del video farò una parte pratica dove faccio vedere come concimare la pianta con Mavè, concime liquido super piante, un concime universale. Perché ho scelto Mavè? Perché contiene tutti i macroelementi, quindi azoto, fosforo e potassio, in forma bilanciata e contiene molti meso e microelementi. Comunque, come ho detto prima, alla fine del video farò una parte pratica dove farò vedere praticamente come si concima la strelizia con un concime liquido. Altra, a proposito, se vi interessa acquistare Mavè Super Crescita, potete trovare il concime su Amazon oppure sul mio sito, vi lascio il link nella descrizione del video e nel primo commento. Comunque sappiate che la concimazione è di fondamentale importanza per la strelizia, perché è una pianta che, come potete vedere, ha una bella massa fogliare, è una pianta che ha bisogno un po' di aiuto per la fioritura, proprio per questo il concime è di fondamentale importanza. Parliamo adesso del tipo di terriccio da utilizzare per la strelizia. Allora, per la strelizia va benissimo un terriccio universale, un terriccio ricco di sostanze organiche, vi consiglio un terriccio soffice e di buona qualità. Vi consiglio di spendere 2-3 euro in più per un buon terriccio, perché il terriccio è alla base della coltivazione della strelizia. Scegliete un terriccio ricco di sostanza organica con un pH neutro o subacido. Riguardo il pH non abbiate paura, perché il 90% dei terricci che trovate in circolazione hanno il pH giusto per la strelizia. Dovreste evitare di fare un terriccio solo con torbacidi di sfagno che ha il pH 4,5, però il 99% dei terricci in circolazione vanno benissimo. Una marca che mi sento di consigliare è Vigorplant. Vigorplant è il terriccio con il quale mi sono trovato meglio, perché è soffice, è ricco di elementi nutritivi, aiuta veramente la pianta a crescere meglio. Non potete capire quanto un buon terriccio aiuti la pianta, quindi vi consiglio il terriccio Vigorplant, andate sicuri, pH tra 7 e 6, state sicurissimi. Parliamo adesso delle patologie che possono colpire la nostra strelizia. La strelizia è una pianta molto molto resistente, è veramente difficile vederla morire o vederla ammalarsi, però sostanzialmente ha due patologie che possono colpirla. La prima è la cocciniglia. Cos'è la cocciniglia? È un insetto che si va ad attaccare sulla pagina superiore, inferiore, all'attaccatura delle foglie, addirittura alle radici della pianta. Come riconosciamo la cocciniglia? Viene chiamata anche cocciniglia cotonosa perché sembra ci siano dei batuffoli di cotone sulla nostra strelizia, quindi dobbiamo esaminare per bene la nostra pianta. Se vediamo dei batuffolini di cotone, abbiamo la cocciniglia. Cosa fare per combattere la cocciniglia? Chiaramente ci servono degli insetticidi che la vadano a combattere. A tal proposito, io utilizzo un insetticida con olio di neem e sapone molle, un insetticida spray pronto uso che deve essere spruzzato sulla cocciniglia. Se vi interessa, vi lascio anche il link per acquistarlo sia nel primo commento e sia nella descrizione del video. Per la cocciniglia non c'è una prevenzione in linea di massima, cioè non possiamo comprare l'insetticida e spruzzarlo prima, dobbiamo necessariamente colpire la cocciniglia
proprio dobbiamo insomma colpire necessariamente la cocciniglia, quindi se noi andiamo a utilizzare l'insetticida prima o dopo non facciamo nulla perché poi piano piano si degrada, dobbiamo colpire direttamente la cocciniglia. Un'altra patologia che va molto spesso a colpire la nostra strelizia è il marciume radicale. Ne avevamo parlato nel capitolo dedicato all'annaffiatore, ma oggi lo vediamo più nel dettaglio. Cos'è il marciume radicale e come avviene? Il marciume radicale avviene quando annaffiamo troppo, causiamo ristagno idrico. Come fare a prevenire il marciume radicale? Semplicemente con un'annaffiatura razionale, quindi lasciamo asciugare il terriccio tra un'annaffiatura e l'altra ed evitiamo ristagni idrici. Ci dobbiamo assicurare che il vaso abbia fuori di scolo, ci dobbiamo assicurare che se abbiamo un sottovaso non rimanga pieno di acqua per più giorni perché piano piano la pianta potrebbe marcire. Perché marcisce la pianta con il ristagno idrico? Perché il terriccio ha dei pori, in condizioni ideali il 50% di questi pori deve essere occupato dall'aria e il 50% dei pori deve essere occupato dall'acqua. Se il 100% dei pori è occupato dall'acqua per più giorni, non circola aria nel terriccio, quindi le radici non riescono a respirare, piano piano marciscono. Come ci accorgiamo che la pianta sta marcendo? La pianta inizia a afflosciarsi dal basso, prende un colore scuro, sentiamo un odore di putrefatto, vediamo le nervature della strelizia che diventano di colore giallo. Quindi, una volta che purtroppo è avvenuto il marciume radicale, non possiamo fare nulla, però è importante prevenirlo con un'irrigazione razionale. Quindi lasciamo asciugare per bene il terriccio da un'annaffiatura all'altra, assicuriamoci che il vaso abbia fuori di scolo, questa è la cosa più importante. Se abbiamo il sottovaso, vediamo che il sottovaso rimane pieno di acqua per più giorni, dobbiamo necessariamente svuotarlo. L'altro giorno sono stato a casa di un amico che aveva proprio una strelizia, stava iniziando ad ingiallire, non sapeva perché. Ho notato che aveva lasciato il sottovaso pieno di acqua per circa 5-6 giorni, quindi basta veramente qualche giorno di ristagno idrico e questa pianta muore. Ricordiamo che è una pianta africana, in linea di massima in Africa, non c'è una piovosità così elevata e quindi le piante si sono adattate per resistere bene alla siccità e meno ai ristagni idrici. Quindi la cosa più importante per la strelizia è evitare i ristagni idrici. Parliamo adesso della propagazione della strelizia. Come si propaga la strelizia? C'è qualcuno che la propaga per seme, però il problema quando si propaga la strelizia per seme è che c'è una fase giovanile che la pianta deve superare, che dura una decina d'anni circa, quindi solo dopo 10 anni alla semina andremo a vedere la fioritura. Il miglior modo per propagare la nostra strelizia, specialmente se vogliamo una fioritura lampo, è la divisione dei cespi. Cos'è la divisione dei cespi? Dal video non la vedete, poi magari farò un video dedicato alla propagazione della strelizia. La strelizia molte volte fa uscire dei polloni basali alla base, che sono gergalmente chiamati figli della strelizia, quindi le piccole piantine alla base. Perché? Perché la strelizia è una pianta rizomatosa, quindi ha delle radici che si chiamano rizomi, sono un po' più ingrossate, da queste radici vanno proprio a uscire dei polloni nella pianta, nient'altro, non sono nient'altro che dei cloni, dei piccoli cloni nella pianta. In periodo invernale possono essere divisi, ci dobbiamo aiutare con una vanga, ci possiamo aiutare con un grande coltello, con una sega, e messi in un altro vaso. Chiaramente questa non è la zona opportuna per fare la propagazione della strelizia, ma come ho detto, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, quando ho tempo, farò un video proprio sulla propagazione della strelizia. In linea di massima si propaga in inverno o in autunno, poi comunque mi informo meglio, però vi lascio anche il link in descrizione del video di come propagare la strelizia, se non lo trovate perché ancora non l'ho fatto. Comunque è una procedura abbastanza semplice, dopo nei prossimi mesi vedremo come si fa. Adesso passiamo alla parte pratica del video, ovvero come si concima la strelizia con il concime universale Mavè, il concime per te super crescita, il miglior concime per piante attualmente in circolazione. Vi ricordo che lo trovate su Amazon e sul mio sito, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento. Andiamo alla parte pratica e vediamo come si concima la nostra pianta di strelizia. Siamo alla parte pratica del video, adesso vedremo come si concima la strelizia. A cosa serve concimare? Le piante per crescere, oltre al sole, la temperatura e l'annaffiatura giusta, hanno bisogno anche di elementi nutritivi. Con la concimazione andiamo a fornire questi elementi. Tra gli elementi ricordiamo i macro, meso e microelementi. Azoto, fosforo e potassio sono i macroelementi, sono i più importanti. Il concime Mavè Super Crescita li ha tutti e tre in forma bilanciata e anche diversi meso e microelementi, come ad esempio boro, ferro, zinco, manganese e molibdeno. Quindi è un concime completo. A tal proposito, se vi interessa acquistarlo, vi lascio il link nella descrizione del video e nel primo commento, lo trovate sia sul mio sito e sia su Amazon. Come si concima? Vediamolo praticamente. Il dosaggio è
20 grammi di concime ogni 2 litri di acqua. Potete aiutarvi con il tappo misurino. Ogni tappo misurino equivale a 20 grammi, quindi semplicemente andate a riempire il tappo misurino in questa maniera e lo mettete nell'annaffiatoio, così. Nell'annaffiatoio ci sono 4 litri di acqua, quindi mettiamo 40 grammi di concime. Successivamente andiamo a miscelare un po' la soluzione in questa maniera e in maniera molto semplice andiamo ad annaffiare la pianta con la soluzione concimante all'interno in questa maniera, avendo cura di bagnare tutta la zolla. Come vedete è una pratica molto semplice. Ogni quanto concimare? Si concima ogni 10-15 giorni in periodo di vegetazione, quindi nel periodo che va da marzo a ottobre, ogni 25-30 giorni nel periodo di riposo vegetativo, che va in linea di massima da novembre a febbraio. Comunque nel concime super crescita, ma vè il concime per te. Quando lo girate avete tutta la composizione, quindi potete vedere tutti gli elementi nutritivi che andate a mettere e qui abbiamo anche la frequenza di concimazione, quindi abbiamo da gennaio, febbraio, novembre e dicembre ogni 20-25 giorni, da marzo a ottobre ogni 10-15 giorni. Il video sulla coltivazione dell'astrelizia finisce qua. Se il video ti è piaciuto, puoi mettere mi piace e iscriverti al canale. Se hai qualche domanda da pormi, puoi farlo nei commenti. Se ti va, puoi visitare i miei social, Facebook, Instagram e TikTok. Ti lascio il link nella descrizione del video. Ti ricordo di andare su Amazon e acquistare il concime Mavè Super Crescita. Grazie per la visione, ti aspetto al prossimo video.